Respingono con forza e decisione le accuse i due protagonisti della vicenda di spionaggio che è stata scoperta dalla polizia postale di Roma in collaborazione con l'FBI americana. Nel corso degli interrogatori che sono durati nella intera giornata di mercoledì e davanti ai loro avvocati hanno detto di non aver mai rubato dati né svolto attività di spionaggio, ma hanno anche detto che gli indirizzi di posta elettronica sono pubblici e alla portata di tutti. E non c'è stata alcuna prova di sottrazione di dati da parte loro. A loro viene contestato il reato di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato e intercettazione illecita di comunicazioni. Intanto il capo della polizia, Franco Gabrielli, ha disposto la rimozione del capo della polizia postale di Roma, Roberto Di Legami. Tra i motivi alla base della decisione, l'aver sottovalutato la portata dell'indagine sullo spionaggio dei politici senza informare i vertici del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Mimmo Siena, Speciale News.